andò a bussare alla porta del re e gli disse: datemi una barca. La casa del re aveva molte altre porte, ma quella era la porta dell'esecuzione. Siccome il re passava tutto il tempo seduto davanti alla porta degli ossequi, ogni volta che sentiva qualcuno chiamare da quella delle petizioni, si fingeva distratto. E solo quando il risuonare continuo del battente di bronzo diventava più che palese, chiassoso, togliendo pace al vicinato, solo allora dava ordine al primo segretario di andare a informarsi su che cosa mai volesse il postulante. Il primo segretario allora chiamava il secondo segretario, questi chiamava il terzo, che trasmetteva l'ordine al primo assistente, e così via, fino ad arrivare alla donna delle pulizie, la quale, non avendo nessuno a cui comandare, socchiudeva la porta delle petizioni e domandava dalla fessura: che cosa volete? Il postulante chiedeva quanto aveva da chiedere, poi si piazzava in un cantuccio della porta in attesa che la richiesta percorresse il cammino inverso fino a giungere al re. Occupato come era sempre con gli ossequi, il re tardava a rispondere ed era già non piccolo segno di premura per il suo popolo quando decideva di chiedere un documentato parere scritto al primo segretario, il quale, inutile dirlo, passava l'incombenza al secondo segretario, questi al terzo, fino ad arrivare di nuovo alla donna delle pulizie, che trasmetteva un sì o un no, a seconda dell'umore del momento. Tuttavia, nel caso dell'uomo che voleva una barca, le cose non andarono così. Quando la donna delle pulizie gli domandò dallo spiraglio della porta: che cosa volete? L'uomo, invece di chiedere come facevano tutti, rispose: voglio parlare con il re. Sapete bene che il re non può venire, è alla porta degli ossequi. Allora andate a dirgli che non me ne vado finché non viene personalmente a informarsi su quello che voglio. E si sdraiò sulla sua. Benvenuti alla seconda serata della 8ª edizione più bonus che fanno 9 di Preferisco il rumore del mare 2019 Sarchiapone. Tutti ne parlano, nessuno sa cosa sia il Sarchiapone. Anche Preferisco il rumore del mare, a volte. Allora, stasera, secondo evento, dopo l'inaugurazione di mercoledì scorso, abbiamo finalmente una cosa non di Livorno. Ah, io sono contento perché, insomma, abbiamo il noto attore milanese Nicola Ciammarughi che ci farà fare... Milanese, vabbè, sento, milanese un 100%, diciamo così, che ci farà fare un suo personale viaggio nel regno dei morti attraverso Omero e anche Dante Alighieri, come direbbero a Roma sti cazzi. Ventiseiesimo canto dell'inferno, siamo al fondo delle porte. Dante ha trovato il peggio di sé e del mondo. Ha sorpassato il canto dei barattieri, dove per un attimo non lo pregavano per colpa di Virgilio, di cui non si è più fidato. No, ma guarda che questi fanno così per gli lessi dolenti, non ti preoccupare, vieni. No, ma questi sono barattieri, io sono accusato di baratteria. È meglio che me ne ce ne andiamo, ce ne Virgilio. No, non ti preoccupare, ci sono io, tranquillo. Poi passa attraverso i ladri. 5 ne ha trovati a Firenze. E infatti il 26esimo canto, 7ª voglia, si apre con un grido a Firenze. Dante nel mondo dei morti, non importa.
incontra il grande amore della sua vita. E non è vero, ma è il suo amore. E la incontra in ogni dannato, come incontra sé. E va verso l'ultima donna, che è Matelda, in cima al monte. Non è vero. Beatrice si chiamava la figlia ed era suora Maravilla. 26esimo canto, canto loico per eccellenza. Perché? Perché c'è Ulisse, unico Ulisse. Solo lui dialoga, solo lui monologa. Tutti gli altri personaggi dell'inferno dialogano. Solo lui parla un'altra lingua. Ulisse è un unico. Dante, per aprire le porte a questo unico, deve finalmente nominare la sua città, il suo paese, la sua nazione, la sua Europa, il suo mondo, e la chiama con il nome di Firenze e dice: godi Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Cinque cotali tuoi cittadini! La onde mi vende il nome. E tu, in grande urlanza, non ne sai. Ma se presso al mattin del verso sogna, sentirai il prato di caldo. Tempo della vecchiaia a cui Dante si affida, scalano con Virgilio quest'ultimo canto, però ci siamo al 27esimo canto, siamo quasi alla fine, proprio sul fondo del fondo, ma perché cavolo ha messo Ulisse laggiù? Dante è curioso, non vede l'ora, immaginate una bandera, un tanto fiamma, come fiammella, tutte con un corno solo. Una ne ha due, in lontananza, Dante vuole conoscere Ulisse, lo vuole conoscere a tutti i costi, gli vuole parlare, perché il suo alter ego, Ulisse, è una disputa filosofica, averroismo contro Ulisse. Dante è un avventuriero, rivoluzionario, quando era giovane. Poi cambia, ha bisogno di mettere a rogo il suo doppio, Ulisse il suo doppio, immediatamente. Ulisse viene preparato. Dante è una specie di rozzo, non sa fare, vuole, come un bambino. Fammi parlare con Ulisse, fammi parlare con Ulisse. Come la salsola che d'autunno si distacca dalla propria radice e contemporaneamente, circunnavigando se stessa e le distese saline, cadono i propri semi, ecco, come la salsola vorrei che fosse la poesia. Tasche fischiettando una canzone in testa, cammina lungo la strada e sembra che non sappia dove vada. Il passato alle calcagna, l'orizzonte lontano, un po' di polvere nelle scarpe, tutte nel palmo le sue carte. Strada, cammina e sembra che non sappia dove vada, le sue idee non sono certo in sintonia con questo tempo. Lungo la strada.
pensanti, invece di parlare, capireste che nel cercare è presente tutto il suo errare. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, occhi pieni e gambe stanche, se alla fine nulla ha creato. Ogni volta che ha potuto ha vissuto facendo quel che ha desiderato. Lungo la strada cammina e sembra che non sappia dove vada. Le sue idee non sono certo in sintonia con questo tempo. Lungo la strada, lungo la strada, la scelta fu per quello meno battuta. Forse da ciò tutta la differenza è venuta. Bravo! Bravo! Quando verrà a casa a
che portano parole, magari non le più sincere, ma quelle che volevi sentirti dire. Allora, siamo arrivati, tagliamo tutto all'età della tristezza. E siccome io da piccino c'avevo in camera uno scaffale pieno di libri, no? Erano tutti libri politici. Però io ero piccino, avevo 7 anni, no? Sicché mi divertivo ogni sera a leggere, no? Tant'è vero che a 11 anni mi è capitato il Capitale. L'ho letto tutto, proprio per volere la legge, e quindi poi alla fine, rincoglionito come sono, dalla mia età mi vengono queste canzoni tristi, tipo questa lì che si intitola Povero. Quando t'angoscia non avere moneta e l'indigenza ti sconvolge il pianeta, corri ai ripari lavorando da mulo, poi ti lamenti che ti fai troppo il culo. Po 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 povero, povero po, po 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 povero, povero po, po 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero po. E se ti garba la posizione, fatti riservo d'ogni emozione, resta intatto il senso del costo, fai ostentazione ed è tutto a posto. Po, 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero po, 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 povero, povero po. Dare al denaro troppo valore per essere degni e per fare l'amore, dannarsi l'anima a fare il mucchio per uno sfizio e come un risucchio. Po, 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 povero, povero po, 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero po.
po, povero, povero po. Po, 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero po. Non si combatte contro il capitale avendo voglia di diventare ricchi, e non stupirti diventa normale tutte le cose godersele a spicchi. Po, 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 povero, povero po. 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 Avanti il culto del dio di Nero, a costruirgli un tempio davvero. A te plebeo una voce dirà, maledetti vaini e chi non ce n'ha. Po, 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero po. Po, 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 povero, povero no. Bravo! Depone la Moretti da 66 cl che si sta scolando con gusto sul tavolinetto di plastica traballante. Guarda verso il mare in mezzo nel buio e agitato dal vento, a poche decine di distanza, di metri di distanza da loro due, sedute su sedie di plastica bianche molto più traballanti del tavolino. Caro mio, la questione è semplice. Penso proprio che il razzismo per me non sia concepibile, ma no, per capziosi argomenti umanitari, fratellanza universale, motivi scientifici, cazzate del genere, no? I razzisti, opino che sono dei dilettanti, degli ottimisti miserabili. Io sono in realtà misantropo, a me state su coglioni tutti! Uomini, donne, bianchi, neri, cattolici, musulmani, ebrei, buddisti, induisti, carnivori e vegani, ciclisti, pedoni, automobilisti. Si inserisce l'amico e sta pure lui pendolando su una poltroncina di plastica bianca, dove il suo etilico dondolarsi potrebbe produrre una catastrofe di equilibrio. Interisti, milanisti, juventini, lucchesi, pisani, triaoni, asteni, se la ride sgocciolando la sua tendenza vuota da me. Esattamente, a me non va giù questa approssimazione, questo pressappochismo, questo dilettantismo, chiamiamolo col suo nome finalmente. I bianchi sono meglio dei neri, i cristiani dei musulmani, ma via, ma cosa state dicendo? Puzzate tutti nello stesso modo, farete da concime, tutti uguali, di fronte al nulla. Anche se ti venite poi a pensando che le vostre proiezioni mentali vi stiano aspettare nell'aldilà. Ma veramente? Ma come state messi male? Mi dacchia l'amico basculante. Si sta con cazzaccia umana. Io sono misantropo. Vi disprezzo tutti. Voglio essere anche più preciso. Visto che so il greco e il latino e me ne vanto pure, sono decisamente anche più misantro che misogno. Per esattezza. E proprio devo salvare qualcosa di questa immondizia che infesta il mondo, scelgo sicuramente il genere femminile. Interrompe per un nanosecondo e guarda verso l'ascoltatore. No, dai buono, fai bravo, non ridacchiare, non t'azzardare nemmeno. Forse non l'hai pensato, l'hai introiettato, l'hai adombrato, insomma qualcosa dentro di te ha superato l'idea che non dovevi nemmeno immaginare. No, non c'entra il sesso, la passera, la fica, la vulva e tutte quelle cose lì. Per quanto si parli di roba rispettabilissima, la questione è ontologica. E con questo ho detto tutto. No, hai detto una sega. Per me l'ontologia potrebbe essere una pasticca per il mal di denti. Non è che ti spieghi, che tu ti qualifichi meglio. Soprattutto passa la boccia, che la mia è già finita. Già mai toccherai la mia boccia e mi contaminerai con la tua umanità malsana.
te ne offro piuttosto una nuova, immattinente, anche da cassa. Chiamiamo l'oste della Valora, l'oste della Valora! Oh, ma cosa urli! L'oste della Valora, suscitato nel ricordare al suo provvisorio ospite e cliente le regole della minima buona creanza, emette alla bisogna un volume di voce consono al lupo di mare durante la tempesta che ha un barista a Fabio. Ha paura si svegli i pesci. Non si dà mia noia a nessuno a quest'ora. Ironizza Garzo, il misantropo, dondolandosi e sdraiandosi fino al limite di resistenza della sedia, sicuramente messa in difficoltà da novantina abbondante di chili del suddetto. Mi importa una sega dei pesci, mi scassi la minchia a me. Comunque, se vuoi qualcosa a quest'ora o a qualunque ora ti alzi il culo e vieni lì, ma c'è anche scritto, niente servizio da. All'ultimo evento di Preferisco il rumore del mare 2019, Sant'Iapone! Grazie, non c'era bisogno, infatti non si è ancora fatto una sera. Quindi. Allora, c'ho da dire alcune cose, alcune belle, alcune brutte. Allora, come diversi di voi non sanno, questa è l'ultima serata, non solo del 2019, ma sicuramente l'ultima ribotta, perché l'anno prossimo il punto blu cambia gestione. Il punto blu cambia gestione, quindi la ribotta non la potremo più fare. No, la ribotta sicuramente no. Allora lo scoglio forse ce lo piglieremo, vedremo, dovremo inventarci delle altre ose. Una io ho scritto oggi sul profilo, insomma sulla pagina del festival, trovate la mia list, con questo evento cesso di fare l'istigatore. Per un motivo molto semplice, perché il festival funzionava così: uno gli veniva voglia di fare osa, lo diceva a me, io chiamavo Ilva, dicevo si viene quel giorno lì, questo non si può più fare. Quindi l'anno prossimo, o con qualcuno abbiamo già parlato ieri sera, stasera quando si fa la ribotta, l'ultima che facciamo in assoluto, se ne riparlerà, o qualcun altro si mette a istigarlo oppure non si fa più. Quindi Preferisco il rumore del mare 2020, il decennale. O c'è un po' di persone che sotto sempre l'Egidel, Anthony Perkins Production, che ricordo sempre è un stato della mente, non essendo più associazione culturale dal 90, lo fanno oppure non si fa più. Stasera c'è una novità, per una marea, la ROM, bravo, cioè nemmeno tutti, Refugio Orchestra, diamo tutto, musicale, progetto di diamo tutto. Curato da lui, che no, abbiamo ancora, sono due. Ah,
Sì.